si chiama sto film? Il calendario di Natale. Vabbè raga, è solo un po' incongruente. Incongruente. Oggi partiamo dall'inizio. Allora, c'è questo amorevole nonnino che regala il calendario di Natale alla nipote adulta. E su nonno dai 15 anni, ah, guagliù questo ricchino. Secondo me volevano prendere a Morgan Freeman, però costava troppo e hanno pigliato a Kiss che non sapevi chi è Saturn, chi è? Scusate, fatemi capire una cosa. Allora, la protagonista vuole fare la fotografa professionista, giusto? E poi che strada sceglie? Di fare la fotografa a Babbo Natale nel supermercato. Fuori dal supermercato. Che è la strada più giusta per diventare una fotografa professionista. Vabbè, da qualche parte devi pur cominciare, pur che tiene 30 anni. E poi chi le viene in suo aiuto? L'amico del cuore. Dici, ma così. Che invece però lui è riuscito a diventare un fotografo di fama mondiale. E infatti torna e che cosa fa? Si mette a mandare le foto delle bellissime modelle che fotografa alle agenzie. Si mette a fare pure lui l'elfo di Babbo Natale, va bene. Le voleva stare vicino l'amico. Ragazzi, che non avete capito che lui voleva mettere la sua professionalità a servizio della persona che ama. Kill è talmente professionale che appena lei gli lascia la macchina fotografica in mano, due minuti Kill ci cancella il touchcade e addio foto. Che poi avete visto la macchina fotografica che usa? Una Canon. Na Canon, wagyu, sapete che significa? Che non è una Nikon. A parte, significa che per cancellare la memoria di una Canon tu devi entrare in 300 menu, poi devi entrare in 500 sottomenu e poi a premere 5 voti S, wagyu, ma come si fa? Lui l'ha fatta apposta! Yeah. No, ragazzi, infatti poi alla fine le recupera! E le recupera con un programma, Federici, a mapparapparam però, che poi per mezzo di questa cosa che fa apposta, per del lavoro che la sindaca gli aveva commissionato e si innamora delle foto non avendole mai viste. Una talent scout. Natale scout. E per questo, lui l'ha fatta apposta, ha creato tutta l'atmosfera per arrivare al finale in cui le regala l'edificio dove creare lo studio fotografico, dove lavorare insieme e vivere felici e contenti per tutta la vita. Fisse senza un euro, senza una fatica, ci compra un edificio sano. La posa una cara a pezzi che l'edificio. E vabbè, io per questo l'ha pagato poco. Vedi, ma si è dovuto ristrutturare l'edificio, non l'ha pigliato sti sord. Perciò ha fatto l'elfo. No, io siete insopportabili. Questa è la magia del Natale, un film di Natale. Ma perché non ci vediamo quell'altro? Quello con Kurt Russell. Qualcuno salvi il Natale. E in inglese The Christmas Chronicle. Ma li sai tutti? Sì, sta cominciando Christmas.